Ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico la prima nazionale a Sava del cortometraggio Sulle nostre strade, diretto da Maurizio Molina Navarro e prodotto da Simone Borsci in collaborazione con diverse associazioni e imprese del territorio. A promuovere l'iniziativa è stato il Comitato Vittime della Strada, che è nato da poco più di un anno per volontà del dottor Fernando De Santis e della dottoressa Maristella Mancino, familiari di vittime della strada, intende portare avanti una campagna di educazione stradale e veicolare dei messaggi culturali ad ampio raggio riguardo al complesso tema della prevenzione degli incidenti stradali. La proiezione del cortometraggio, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sava, è stata una delle prime occasioni per condividere gli obiettivi del Comitato, riflettere sul tema della sicurezza stradale e sensibilizzare i giovani, le loro famiglie, le numerose istituzioni presenti. Abbiamo appena finito ora di vedere il cortometraggio, sono molto emozionato perché è stato un cortometraggio, a parte tecnicamente fatto bene, ma molto molto profondo. Ha detto bene il produttore, non era un messaggio di morte ma un messaggio di vita, messaggio di vita dettato soprattutto dalla protagonista del film, Michelle, che lancia proprio un messaggio a chi rimane, ai suoi parenti, alla madre, di non pensare alla morte ma di pensare veramente alla vita e quegli istanti che veramente possono essere cruciali per perderla. Io ringrazio veramente di cuore il Comitato Vittime della Strada per tutto il lavoro che hanno fatto. Dicevi bene, si muore sulle nostre strade, ma purtroppo non solo sulle nostre strade, sono notizie ormai odierne che ascoltiamo ogni giorno. I dati del 2021 sono agghiaccianti, si parla addirittura di 8 vittime al giorno per incidenti stradali. Quindi un dato veramente agghiacciante che ci deve far riflettere e non ci deve lasciare inerti. Lo short film, spiega Simone Borsci, è un inno alla vita, alla riscoperta delle piccole cose che fanno bene al cuore e che possono svanire in un attimo. È la storia di Michelle, una ragazza ventenne savese, piena di sogni e di progetti per il futuro. Vorrebbe diventare medico come suo padre. Ad alto impatto emotivo, il corto coglie nel segno. È una denuncia sociale diretta. La vita si ferma spesso per un imprevisto, una disattenzione, ma anche per le tante strade dissestate. Un'iniziativa toccante, questa del Comitato Vittime della Strada, con questo cortometraggio molto significativo, realizzato molto bene anche dal punto di vista della professionalità, ma un'opera ed un'attività, questa del Comitato, che sicuramente è indirizzata a sensibilizzare gli automobilisti in generale, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, perché purtroppo sulle nostre strade, lungo le nostre strade, sono migliaia le persone che ogni anno perdono la vita. Per cui queste iniziative che tendono appunto a rappresentare il fatto che la vita può volare via in un attimo, la si possa perdere in qualunque momento e bisogna prestare la massima attenzione, mettersi alla guida degli autoveicoli quando si sta bene, si è lucidi, lasciare da parte i cellulari, non messaggiare, stare sempre molto attenti può rappresentare un gesto significativo per salvaguardare la propria vita e la vita degli altri. Un monito anche alle istituzioni affinché si faccia qualcosa di più, perché a volte accade anche che a compromettere le situazioni siano appunto le strade dissestate. Sì, questo è un problema importante, ci sono le risorse, io ho sempre insistito sin da sindaco, da quando ero sindaco, ma lo faccio ancora adesso, se ci sono i fondi vanno utilizzati, quindi bisogna intervenire sulle strade, metterle in sicurezza, rifarle, realizzare tutte quelle opere infrastrutturali che sono necessarie per far sì che le strade siano sicure. Quello è il primo aspetto, poi il secondo aspetto è rappresentato dal rispetto dell'educazione stradale, il rispetto della segnaletica, tutte le norme, la prudenza, la velocità, quindi tutto quello che poi serve per essere sicuri, ma chiaramente se si percorrono strade pericolose diventa difficile gestire questo tipo di situazioni. Occorre tenere alta l'attenzione su questa tematica. Ogni anno sono migliaia le vittime di incidenti e tantissimi feriti. L'impegno di tutti deve essere quello di scongiurare altre stragi, altre tragiche esperienze.